prima di questi cori tanti militanti della Lega, che conosco da una vita peraltro, mi chiedevano i selfie, mi salutavano cordialmente, perché diciamo che ai loro raduni io sono un abitué e li frequento da una trentina d'anni. Poi certo si forma il coro e nel coro emergono gli umori, le pulsioni che individualmente magari nessuno ha il coraggio di esprimerti. Non è successo niente di grave, sono andato lì a fare il mio lavoro, ma di certo, come dire, rilevo qualche differenza rispetto al passato, se vuoi te la spiego. Ecco, sì, appunto. Qual è la differenza rispetto al passato, Gad? Sai, quando magari anche un parlamentare italiano o europeo della Lega negli anni passati mi diceva o diceva nei comizi vedo Lerner e capisco Hitler, o amenità anche di segno peggiore, arrivava la mattina dopo la telefonata di Umberto Bossi che diceva ecco, quello un pirla, scusalo, non la pensiamo certo così. Mi è successo più di recente anche con Giorgetti, che chiamava dicendo non pensare che sia l'espressione della Lega questa pulsione razzista e antisemita. Credo che Salvini si prepari per una traversata del deserto e quindi si immagina di nuovo una fase lunga di movimentismo nel quale raccogliere anche l'estrema destra, già a Roma, davanti a Montecitorio, Casa Pound e Forza Nuova erano tornati al fianco della Lega di Fratelli d'Italia. Si attrezza per fare un movimento politico di destra, forse di estrema destra, molto radicale. Ho superato il punto di non ritorno. Lo sai qual è? È il punto in cui, in un viaggio, è più conveniente proseguire che tornare indietro. È come... Ti ricordi quegli astronauti che si trovarono nei guai? Andavano sulla Luna, qualcosa andò storto, non so, qualcuno aveva sicuramente sbagliato e bisognava riportarli sulla Terra, ma loro avevano superato il punto di non ritorno. Così dovettero farsi tutto il giro intorno alla Luna e persero ogni contatto con la Terra non so per quante ore. Tutti stavano col fiato sospeso, si aspettavano di vedere sbucare dall'altra faccia della Luna un carico di morti. Ora ci sono io, sull'altra faccia della Luna. Ho perduto i contatti col mondo. E tutti dovranno stare col fiato sospeso aspettando che sbuchi. Al chiaro di Luna, abbracciato con te, abbracciato con te. Abbracciato con te, con te, al chiaro di luce.